Carissimi amici, un cordiale saluto. State per assistere ad un nuovo episodio del vostro canale stilografico Gold Papier. Protagonista di questo episodio sarà una penna italiana. Parleremo infatti della Filcao Leader Codice 1918. Prima di passare alla recensione sarà utile un breve cenno storico su questo produttore italiano. Filcao nasce a Settimo Torinese nel 1964. L'azienda venne fondata da Franco Grisolia, un esperto tornitore con una grande esperienza nella lavorazione degli strumenti per la scrittura. La produzione di modelli stilografici da parte di questo produttore è stata particolarmente ricca e innovativa. Parliamo di quasi 40 modelli diversi in celluloide, metallo o acrilico. Tuttavia, molti di questi modelli sono rari e particolarmente difficili da reperire. Filcao purtroppo non sopravvisse al suo fondatore, il quale scomparve prematuramente. Già dal 2012 Filcao aveva infatti cessato la sua produzione. Il prodotto stilografico di punta, nel senso di maggiormente commercializzato, fu proprio questa penna, la Leader modello 1918. Questa penna è stata realizzata in diverse versioni. La versione oggetto di questa recensione è quella in ottone smaltata con un bellissimo effetto blu marmorizzato. La penna esteticamente si rifà alle penne classe Duofold. Il design è classico, sobrio, elegante, mentre le dorature sono in oro 18 carati. Il cappuccio è ben realizzato con un givel dorato e veretta dorata di un certo spessore alla sua base. Il cappuccio apre e chiude la penna a pressione. Il sistema di apertura e chiusura è ben costruito ed è assolutamente sicuro. Il cappuccio, una volta calzato, rimane perfettamente fissato. La clip dorata ha la forma a goccia, con in alto impressa la lettera F, che è il logo di Filcao, ed è una clip veramente di ottima fattura. Il fusto in ottone si collega alla sezione con un anello dorato. Infine dobbiamo notare la lavorazione della sezione con questo inserto dorato e merlato alla sua base, inserto che termina con un piccolo svaso che ci indica chiaramente il fine penna e ci evita di sporcarci le dita. La parte superiore del fusto è separata da un altro anellino dorato ed ha la particolarità di essere svitabile. All'interno del fusto non è purtroppo possibile inserire una cartuccia di ricambio. Del resto le misure classiche delle stilografiche classe Duofold sono queste ed un allungamento del fusto sarebbe stato esteticamente improponibile. Il pennino è in acciaio con dorature in oro 18 carati ed è un pennino Bock, dichiarato con una gradazione unica che va da medio a fine. Il pennino sul dorso porta incisa la lettera F, che, come abbiamo detto, è il logo di Filcao. La Filcao Leader si alimenta attraverso o cartucce di tipo TP6 Pelican oppure con un converter con identico attacco TP6. Passiamo adesso a misurare questa penna. Allora, con il cappuccio chiuso abbiamo una misura di 13,3 mm. Il diametro del fusto è 13 mm. Quello che è veramente notevole di questa penna è il peso. Questa penna arriva realizzata tutta in ottone e arriva a pesare 39,3 grammi, quasi 40 grammi. Pensate un po'. A questo punto bisogna avere l'accortezza nello scrivere di non utilizzare il cappuccio. Infatti la Filcao senza cappuccio dimostra di avere un'ottima impugnatura ed anche un ottimo bilanciamento. Pensate che senza cappuccio questa penna pesa solo circa 22 grammi. Per quanto riguarda le dimensioni possiamo paragonarla, vediamo cosa abbiamo qui,
possiamo paragonarla a una Jinhao X450, che è leggermente più lunga, oppure una Parker Sonnet, che grosso modo ha le sue dimensioni. Bene, a questo punto non ci resta che passare al test su carta per mettere alla prova l'alimentatore di questa penna accoppiata al pennino Bock. Per il test su carta utilizzeremo carta Rodia da 90 grammi premium e caricheremo la penna con inchiostro Parker Quink colore nero.
Bene, cari amici, il test di scrittura, il test su carta, ha dato un esito estremamente soddisfacente. La penna non ha dato alcun problema. Il tratto è scorrevole, pastoso, morbido, confortevole. La continuità di flusso è ineccepibile. La direzione di scrittura è la stessa cosa. L'erogazione dell'inchiostro mi sembra ampiamente sufficiente. La prova in scrittura reverse è stata effettuata senza alcuna perplessità, senza alcun dubbio. Anche il tratto di scrittura veloce ha dimostrato che la penna eroga l'inchiostro con una certa generosità. Per quanto riguarda la flessibilità, non ha una flessibilità eccezionale, tuttavia un minimo di flessibilità c'è, tenuto conto che il pennino viene dichiarato tra F, tra fine e medio, chiaramente. Bene, a questo punto direi che questa penna va senz'altro messa in collezione, sia perché rappresenta un episodio storico per quanto riguarda la storia delle stilografiche italiane, sia perché è veramente una bella penna in stile duofold che sicuramente non sfigura in nessuna collezione, non può sfigurare in nessuna collezione. Cercatela su qualche sito online, sicuramente ne troverete più di una e vi consiglio di acquistarla senza dubbio. Bene, cari amici, questo episodio termina qui. È stato veramente un piacere averlo realizzato. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per evitare di perdere i prossimi episodi che saranno senz'altro molto interessanti. Un cordiale saluto a tutti.